da Andrea Castriotta e benvenuti alla nuova puntata di Capitanate Sport Magazine, ovviamente su Mitico Channel, e per questo ringraziamo ancora una volta Biagio Porricelli per la bella vetrina che ci ha regalato. Entriamo subito nel vivo del TG Sportivo, parlando come di consueto di pallavolo femminile, Serie B1, Girone D, purtroppo brutte notizie dalle nostre due squadre. Infatti la Didillo Libera Virtus Cerignola perde in trasferta contro Cuore di Mamma Cutrofano per 3-7-1, la BCC SGR Volley Manfredonia, sebbene torni alla vittoria battendo in casa la Nissan Volley Maglie per 3-7-0, è appunto una vittoria amara in quanto le ragazze sono comunque retrocesse causa gli incontri delle altre squadre. Noi possiamo che fare un grande in bocca al lupo alla squadra e che possa tornare presto in questa importante serie. Scendiamo di categoria, Serie B2, Girone I, la Pallavolo Cerignola perde in casa contro Team Modica per 3-7-0. Sebbene la partita sia comunque stata davvero molto combattuta, le ragazze perdono uscendo appunto a testa alta. In classifica sono al quinto posto a 45 punti, ma si allontana il sogno playoff. Adesso parliamo di Serie D, Girone A, copertina dedicata alla Foggia Volley, che è corsara a Modugno, battendo le padrone di casa della Pallavolo Modugno per 3-7-0. Ringraziamo ancora una volta per le bellissime immagini che vedete scorrere in sottofondo. Ricordiamo che le ragazze sono al quarto posto, con appunto la sicurezza di giocare i prossimi playoff a 49 punti, ad un solo punto dalla terza. Davvero facciamo un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze allenate da Valeria Di Mauro. Per quanto riguarda gli altri risultati, nel derbissimo Olimpia Ortanova contro Farmacia Fares Lucera, a spuntarla sono le ospiti, le ragazze allenate da Giovanni Furno, che appunto si impongono per 3-7-2. La SVG Energia Lucera invece è corsara contro Prima Donna Volley Bari, vincendo appunto in trasferta per 3-7-0. Per quanto riguarda la classifica, ricordiamo appunto la Foggia Volley a 49 punti, poi scendiamo in classifica, troviamo la SVG Energia Lucera con 30 punti al nono posto, seguita a ruota dalla Farmacia Fares Lucera con 28 punti, e un po' più giù ci sono le ragazze Ortesi di Antonio Massa, terzultime a 19 punti. E adesso parliamo di pallavolo maschile, Serie C, Girone A, l'Enrico Tecno Master Beats Cerignola vince in casa contro Just British Volley Bitonto per 3-7-0, la DS Lucera vince in trasferta contro Laika Lecce Volley, e l'Unipolsai Lucera torna alla vittoria contro Pallavolo Molfetta per 3-7-2, davvero una partita tiratissima, molto molto bella, come potete vedere dalle immagini che ci ha inviato l'amico Raffaele. Ecco, riproponiamo l'ultimo punto del tie break. Davvero complimenti a tutte le nostre formazioni che sono uscite vittoriose nei propri incontri. In classifica l'Enrico Tecno Master Beats conduce con 56 punti, un po' più giù appunto al secondo posto troviamo la DS Lucera con 47 punti, e infine l'Unipol Sai penultima con 16 punti. Adesso cambiamo sport, parliamo di pallacanestro maschile con la vittoria in trasferta della Allianz Pazienza San Severo contro Golden Gas Pallacanestro Senigallia, risultato finale 84-88 appunto in favore dei neri, e purtroppo la sconfitta esterna della Castellana Udas Cerignola, che perde appunto contro Dipinto Panifici Bisceglie per risultato appunto finale 78-65 in favore dei baresi. In classifica, sempre capolista con 52 punti, la formazione sanseverese, mentre la compagine cerignolana è a quota 20 punti in quart'ultima posizione. Adesso parliamo
della Serie C con appunto i play out e notizie discordanti per le nostre formazioni. La Sunshine Vieste vince contro Murgia Santeramo per 82 a 76 e i ragazzi di coach Francesco De Santis sono ufficialmente salvi, quindi l'anno prossimo disputeranno ancora una volta il campionato di Serie C e noi non possiamo che fargli davvero un grandissimi complimenti per questa impresa. Mentre la Silac Manfredonia perde contro Cus Ionico Taranto per 78 a 64 e appunto adesso dovrà vedersela contro Murgia Santeramo per l'ultimissima chance per salvarsi. Davvero incrociamo le dita e facciamo un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi sipontini. Scendiamo ancora una volta di categoria con la pool promozione in Serie D. I ragazzi foggiani della Diamond Foggia vincono contro New Basket 99 Lecce con il risultato di 82 a 64 e i ragazzi di Coach Vigilante sono sempre primi nel girone appunto della pool promozione. Davvero anche ai ragazzi foggiani facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo del mini girone. Ricordiamo che il Cus Basket, il Cus Foggia Basket è già salvo e ha terminato invece il pool retrocessione. Scendiamo di categoria, pool promozione per il campionato di promozione con la Sveva Lucera che ipoteca seriamente la promozione in Serie D vincendo contro la Domiti La Pinta Taranto per 79 a 43. Era appunto lo scontro al vertice e i lucerini si sono dimostrati nettamente superiori sul campo. Complimenti ai ragazzi del patron Luca Maglia che salutiamo. Per quanto riguarda la pool retrocessione sempre nel campionato di promozione, risultati contrastanti, o meglio, innanzitutto dobbiamo complimentarci con i ragazzi della Sincronia Foggia, appunto la Virtus Foggia, che vincono in trasferta contro Sporting Club Bitonto, risultato finale 73 a 66 in favore dei foggiani. Poi per quanto concerne l'altro girone, vi era lo scontro tra Basket Lucera e Frassati San Giovanni Rotondo e a spuntarla sono i padroni di casa, i lucerini che si impongono con il risultato di 83 a 72. Bene, archiviata la ricca pagina di basket, cambiamo sport, parliamo di rugby, con la sconfitta del Foggia Rugby in Serie C contro Draghibat Rugby per 14 a 0. Complimenti comunque ai ragazzi che, sebbene siano usciti sconfitti, siano davvero usciti a testa alta. Ricordiamo il grande appuntamento per domenica prossima con i ragazzi dell'Under 18 che se la dovranno vedere con i pari del Baresi. Davvero si giocano il tutto per tutto, noi gli facciamo davvero un grandissimo in bocca al lupo. Adesso parliamo di pallamano con la Free Time Manfredonia che in Serie A2 perde in casa contro Farmappiù Città Sant'Angelo per 27 a 25. Malgrado la sconfitta, dobbiamo sottolineare ancora una volta il bellissimo campionato dei Sipontini. Ricordiamo essere all'esordio in questa serie, la seconda più importante d'Italia, e comunque ricordiamo aver già ottenuto la salvezza e la permanenza in A2. In classifica sono sempre quarti a 20 punti. Bene, ora parliamo di baseball. La Fovea Empers alla seconda di campionato era impegnata a Taranto contro i Triton Taranto per il doppio impegno, ovvero giocavano, erano impegnati sia la Serie C nonché gli Under 15. Grandissime vittorie per entrambe le squadre con i ragazzi senior che si impongono per 12 a 5. Ancor più rotondo i risultati dell'Under 15 che vincono contro i Parietà Tarantini per 14 a 4.
ultime notizie provenienti dal mondo della pesca con gli ottimi risultati del Fovea Fishing Club. Fortunato Imperio e Russo Rio Raffaele si aggiudicano il trofeo Città di Barletta e per il terzo anno consecutivo la Fovea Fishing Club piazza i suoi atleti sul gradino più alto del podio. Ma continuano le belle notizie anche da Brindisi per la canna da riva da mare. Appunto, Garofano è primo di settore, nonché terzo assoluto, Montrone secondo di settore e Totto quarto di settore. Davvero bravissimi tutti gli atleti foggiani e speriamo possano proseguire negli ottimi risultati anche nel proseguo della stagione. Bene, siamo davvero giunti ai saluti finali. Non posso che ricordarvi di continuare a seguire di a seguirci sui nostri social. Da pochissimo siamo anche su Instagram, quindi seguite sempre Capitanate Sport, tutto lo sport della nostra terra. Grazie ancora per l'attenzione, a prestissimo.